Allora, Giuliano, immobile. Ciro immobile è un po' il tuo pallino. Sì, Ciro Immobile è il mio pallino. Oh, le dichiarazioni di oggi, di ieri, dell'altro ieri, in cui che ha rilasciato tutto sport, secondo me è stato mal consigliato, no? Si evince che lui è un bravissimo ragazzo, non ci piove, ha quel sapone. Ognuno vorrebbe avere un figlio come Immobile, no? Però non è bello che per anni ha mangiato in un piatto e adesso dire voglio rimanere qua. Io dunque mi ricordo Immobile, ve l'avevo già detto, lo vidi un tempo qua a Torino, Torino Grosseto, era in prestito al Grosseto. Io vidi un grosso giocatore, poi fu sostituito nel secondo tempo, ma intuì, no, le grandi doti di questo giocatore, che poi me le confermarono in un modo più evidente a Pescara. No, io me lo sono chiesto, continuo a chiederlo. Mi dicono, non so se è vero, che secondo Conte non ne ha dato il suo gioco. Questo mi dicono. Ma No, poi perché non nel lo Siena so. non mi sembra che lo facesse giocare? Adesso tu non Però, ricordi? guarda, Ma non era ancora le maturazioni avvengono piano A Pescara è piano, maturato no? molto, ha avuto un'annata Appunto. molto buona Poi è capitato con in Insigne un'annata e Verratti vicini. È capitato in un'annata sbagliata con il Genova, Sì, dove certo. sono naufragati Sì, tutti, e lui è andato assolutamente. in mezzo, anche perché per lui dire non vi dico cosa ho passato a Genova, evidentemente. Io mi chiedo ancora adesso, a Noia, come ha fatto la Juventus a non capire e contare su di lui. Questo Lui io. fino a un paio d'anni fa sembrava un po' più grezzo di quanto non sia effettivamente. Lui tecnicamente non è che sia raffinatissimo, avrebbe bisogno di migliorare Io lo ancora. giustifico solo per Però è uno che questo. fa un E tu, grandissimo lavoro, lotta su tutti i palloni e poi quando c'ha la palla tra i piedi dimmi la tua opinione, no? riesce. Nel senso, io penso che lui voglia rimanere a Torino, al Torino perché lì c'è, è un leader, E è al posto lì ha assicurato. spazio, c'è il posto sicuro, può Alla Juventus giocare. sarebbe difficile Alla giocare insieme. Juventus tra Tevez, Llorente e un altro che prenderanno sicuramente se vendono gli altri, E lì, su questo non le posso nemmeno deve dare torto. lottare per giocare ogni tanto. Deve dare torto, E quindi però. alla sua età conviene fare ancora un altro campionato da titolare, fare ancora esperienza, affinare le sue qualità e poi tentare la Però grande è squadra. anche vero che lui si mette in vetrina in tutta Europa, se non in tutto il mondo. È Sicuramente. importante, non perché il Torino non è una grande società, Torino è una grande società, però sta venendo fuori adesso, ha fatto un po'. Ha migliorato. Se andassi in Europa League, sì, però l'Europa League non è Esatto. la Champions League, è tutto lì il discorso. Quello lo sappiamo. Io spero che la Juventus cambi idea, si trovino d'accordo, magari ci ridiamo Ogboma, glielo diamo volentieri noi. Glielo restituiamo, si restituisce Sì. al mittente. Anzi, lì lo faccio caricare io, prendo un taxi, lo faccio prendere e lo porto direttamente Ma da Cairo. Sì, poverino, sì, ma sì. dai, ma no, dai.